Eccoci su No Man's Sky, dai dopo tanto tempo sono ritornato. Ve l'avevo detto che non abbandonavo il canale, ma avrei fatto una specie di riposo, anche perché d'estate il caldo, il lavoro e tutto, l'avevo già detto, quindi non c'avevo voglia di staffa video. Comunque, con l'aggiornamento di No Man's Sky, Beyond, come cazzo si chiama, rieccomi. Anche se volevo rientrare con il gioco Remnant from the Ashes. Iscrivetevi alla comunità su PS4, adesso metto delle immagini qui. E quindi sono tornato con No Man's Sky, con un nuovo aggiornamento che è uscito il 14 agosto e sì, ce l'avevo già da parecchio tempo, ma non ci gioco da quasi un annetto. Anche se ci ho giocato, ma è molto poco. Cioè, avevo un salvataggio prima dell'aggiornamento dell'anno scorso di Next e lì ho perso tutti i dati. E quindi ho dovuto rifare nuovi caricamenti. Infatti, come vedete qui, c'ho dei nuovi salvataggi, ma niente di che. Io farò modalità creativa. Perché sto giocando su modalità creativa? Perché su creativa possiamo costruire quasi tutto senza dover cercare materiale. Quindi adesso partiamo con una nuova avventura. Cioè, non è proprio nuova perché è già iniziata, ma guardiamo le novità che ci sono su Beyond. Ok, eccoci qua giù. Quindi ero rimasto su questo pianeta, non so neanche dove sono. Comunque c'è scritto qui. Il pianeta Telve Sesto. Ok, allora andiamo un po' a guardare questa anomalia. Cioè, in pratica, diciamo, una delle cose fondamentali è l'anomalia. In pratica, l'anomalia dovrebbe essere tipo un centro spaziale dove possiamo incontrare vari giocatori di tutto il mondo. Però c'è anche un'altra novità, che possiamo dare le esche. Questo non mi ricordo se lo potevamo già fare. Comunque con il cannocchiale facciamo la scansione e guardiamo di che cosa ha bisogno. Come vedete, questo ha bisogno di sacca di feromoni come esca, vedete sulla sinistra. E infatti io con la freccetta in su sono su PS4. Anzi no, freccetta in giù, scorro fino a strumenti, esca per creature e che cosa ci voleva non mi ricordo già più. Un po' vedere che cosa ci voleva perché mi sono già scordato. Allora, questo vuole sacca di feromoni, ok. Sacca di feromoni, quindi andiamo sempre su strumenti, esca per creature, sacca di feromoni. Dove sarà? Non lo so. Non so neanche se ce l'ho. Eccola, questa dovrebbe essere. Speriamo. Adesso estrai bacche, non so che cosa significa. Cavalca, con la X posso cavalcarlo. Ok, allora, intanto metto. No, che cazzo, sta andando da solo. Mettiamo la visuale in prima persona, che si fa così. Ah, insomma, dai, possiamo cavalcare le. Oh, che cazzo, sono già cascato. Quindi con la X non va premuta. Però. Ma che cazzo, ma mi va a colpire, scusa. T'ho dato da mangiare. Vabbè, ridò da mangiare un'altra volta. Quindi ci vuole la sacca di feromoni, che dovrebbe essere questa. Beccati questa e cavalchiamola. Cioè, in pratica, con l'esca noi distraiamo la creatura e possiamo cavalcarla, ok, niente di particolare. Ok, con l'analogico L3 possiamo correre. Non è che sia abbastanza domata, forse le devo dare più cibo. Infatti ora si è fermata da solo, non so perché, forse gli devo dare molto più cibo, più esche. Allora, intanto vado qui sopra perché sennò mi briscola, visto che mi dava delle puntate. Oh. Sta un po' buggando, eh. Non so perché, se sono online o qualcosa del genere. Comunque, questo è il mio personaggio che mi sono costruito dentro la stazione spaziale. Ci abbiamo anche la modalità creativa per il personaggio. Non è che ci siano tantissime varietà. Però uno si crea un po', diciamo, il suo personaggio che preferisce. Ah, qui possiamo mettere tutte le piattaforme per i vari veicoli. Posiziono qua. Ok, questo l'ho messo. E li metto tutti. Modalità creativa secondo me è molto molto meglio. A meno che non avete tanto tempo da perdere, perché con questo gioco ci perdete la vita proprio perché è infinito. Cioè, i pianeti sono infiniti, quindi avete voglia di giocarci. Vabbè, dai, metto così perché non ho voglia di perdere tempo. Io metto un po' di tutto, adesso non so neanche che roba è.
Ah, questo sottoacqua deve essere costruito. Questo cos'è? Amplificatore. Ah, minchia, questo non lo sapevo. Questo serve per amplificare la forza di gara. Non lo so, penso che sia tipo una pista che possiamo fare anche con gli amici. Questo che cos'è? Colosso, minchia. Metto qua. Tanto è tutto infinito, quindi non mi sbaglio. Ora non vorrei rimettere le solite cose, eh. Boh, colosso è veramente gigante. Vorrei rimettere le solite cose, però visto che è tutto infinito non me ne fotte niente. Ma mi può vedere questo? Questo sì, lo devo sempre mettere. Ah, lo metto un po' più in là, lo metto. E quindi fatemi sapere nei commenti se anche voi avete detto, ma che fine ha fatto Kuto, anche se magari al 90% non ne frega niente, però dopo un mese che non carico più video, anche se ci sono stati degli iscritti, non so per quale tipo di gioco, però a massimo uno, ok, quindi questo invece è per l'acqua, quindi posso usare tutto. Questo non so che cosa serva, sinceramente. Qui ci sono i vari veicoli, pellegrino, abbiamo il nomade, il roamer, il colosso, questo mi sembra si chiamava, sì, il colosso, questi perché. Ah, forse perché non ho messi più di uno e quindi non me le fa vedere, ok. Vabbè, era solamente per vedere i veicoli nuovi che avevano messo. Il colosso mi sembra che non c'era, mi sembra. Forse l'hanno messo in next, ma non ci avevo fatto caso. Comunque, questo cos'è? Trasformatore di sostanze nutritive, computer base. Vabbè, mettiamoci il computer base. Ok, guardiamo un po' che cosa ci posso fare. Avamposto, forse da qui posso costruire, non mi ricordo. Rivendica base, ok, prima devo rivendicare la base, perfetto. Una volta rivendicata la base, allora posso iniziare a costruire, penso, gli edifici. Perché volevo vedere se c'è questa cucina. Ho visto che possiamo cucinare, allora guardiamo un po' se possiamo cucinare su No Man's Sky, anche se non è che mi interessi, però. Quindi freccetta in su, eccola, sì, infatti posso. Strutture, vedete, strutture, guardiamo un po', specialista, non me ne frega, base. Quindi qua giù posso fare. Di tutto, il pavimento e qualsiasi altra cosa. Di metallo, guardiamo un po' di metallo che cosa posso fare. Allora, ah no, questo mi cambia. No, ho sbagliato. Ti pareva. E ti pareva. Vabbè, forse così però. No. Vabbè, elimina. Elimina. Ok, così la elimino. Devo imparare un po' come funziona. Allora facciamo così, intanto mi costruisco qualcosa e voi l'avete già costruita, perché sennò ci vuole 20 anni. Ho finito l'edificio, allora ho fatto una specie di casa, è venuto tipo un aborto, però chi se ne frega, tanto per farvi vedere un po' che cosa hanno aggiunto. Allora hanno aggiunto a parte un'infinità di cose, non ci capisco veramente niente, veramente nulla. Niente, allora vi faccio vedere dentro quella per cucinare. Hanno messo generatori con gli interruttori per accendere la lampadina, guardate che casino ho fatto, il letto tutto torto, cioè è venuto veramente una cosa disgustevole, però meglio di nulla. E quindi questo è quello per cucinare, trasformatore di sostanze nutritive, però servono, il cibo serve, quindi io ho solamente questo, anche se in modalità creativa non abbiamo il cibo infinito, questo no, peccato. Però come potete vedere, unendo vari cibi possiamo fare una sostanza nutritiva che non ho idea di che cosa sia. Comunque questo lo troviamo in questo menu. Portatile, supportatile, ok, allora supportatile, dov'è? Eccolo qua, trasformatore di sostanza nutritiva, questa sarebbe la cucina. Però serve il cibo per cucinare e combinare i vari cibi, quindi con questo possiamo cucinare, l'ho già fatto. L'unica cosa, non ho il cibo per combinarlo, quindi non posso cucinare. Comunque con questo possiamo cucinare. Poi vabbè, ripetitore di segnale, non mi ricordo cosa fa. Questo è un generatore, l'ho scliccato qui così a caso. Ora vi faccio vedere un attimino qua sopra che cosa ci ho fatto. Volevo fare tipo una specie di serra, ma proprio alla tira via, anche perché ci ho messo 20 minuti a fare questo trailer. Non riesco a fare ad attivare l'elettricità qua giù alla piantagione, quindi se voi sapete come si fa me lo scrivete in un commento, perché io ho provato a mettere questo interruttore più
i generatori qui con il cavo, ma non ho idea di come attivarlo, quindi non lo so. E poi un'altra cosa, cioè meno male che sono su modalità creativa, perché se non ero su modalità creativa, cioè per costruire tutto questo ci vuole materiale, cioè penso che ci vuole veramente un'infinità di tempo, quindi ho avuto fortuna a fare modalità creativa, è molto utile se volete imparare un po' a costruire, a fare tutto. Poi se uno vuole fare le cose più complicate fa modalità normale, lì deve stare a ricercare tutto, cioè è bello anche quello, però ci dovete avere tanto tempo libero, quindi era per farvi vedere un po' com'è la costruzione. Ora qua giù mi sembra che avevo dei moduli, o forse l'ho installati tutti, non mi ricordo. Sì, l'ho installati tutti, come vedete c'ho tutto S, quasi tutto. Anche perché su Creativa basta andare da negozianti, comprarli e basta. Questo lo devo mettere sull'esoscafo, infatti ce lo metto subito. Come faccio? Da qui. Anche questo sull'esoscafo. Allora, installa. E credo di metterlo qua. Sì, infatti lo posso mettere qui. Installato. Ora ce l'ho uno anche qua giù. E lo installo. E niente, adesso vi faccio vedere un po' il nuovo sistema che hanno messo. Cioè il nuovo sistema. Il centro di ritrovo online. Adesso non mi ricordo come si chiama. Comunque ci andiamo. Prendiamo la nostra astronave. Partiamo verso lo spazio. I caricamenti sono molto più veloci, la guidabilità è molto più fluida, hanno migliorato veramente tante cose. E non sarà l'ultimo aggiornamento, hanno detto, ci saranno altri aggiornamenti, quindi prepariamoci per il prossimo anno, di sicuro a agosto ci sarà il nuovo aggiornamento. Allora, che cosa devo fare? Se io premo la freccia in giù, siamo su PS4. La freccia in giù e scorro, cioè richiama anomalia spaziale. Questa è quella che hanno aggiunto. Vedete? Hanno aggiunto, in pratica possiamo andarci e ritrovarci con tutti i giocatori del mondo. Io non ci sono ancora andato, quindi proviamoci adesso, anche se ho visto come si faceva, però non ci ho provato. Adesso entriamo dentro e guardiamo un po' cosa c'è. Ok, siamo arrivati, ma un po' vedere. Ora non so se queste sono navicelle di altri giocatori, ma mi sa di sì, perché là c'è uno che corre. Eh sì, quindi questo dovrebbe essere il centro operativo, l'anomalia spaziale che hanno aggiunto con questo aggiornamento, oltre a tutte le varie tecnologie e varie costruzioni che hanno aggiunto. Come vedete questo è buggato, credo. Sì, è buggato. Forse perché c'è troppa gente, non lo so. Questo non so chi sia. Assistente sintetico, guardiamo un po' che cosa vuole. Quicksilver, no? Ok, crea oggetti esotici con Quicksilver, sono in modalità creativa, penso di poter far tutto, non lo so. Sì, infatti me l'ha sbloccato. Casco da battaglia. Ah no, Quicksilver insufficiente, non lo so allora. Forse Quicksilver sono le uniche cose che vanno recuperate. Quindi anche se facciamo modalità creativa vanno recuperate. Ah, ma è pieno di cose, è pieno. Le calcomanie, le statue, i gesti, qualche casco. Bello questo mi piace. Sì, non me lo fa acquistare. Forse perché siamo su questa anomalia spaziale e quindi dobbiamo avere per forza i Quicksilver. Per forza. Vabbè, quindi non c'è niente di che, visto che non posso comprarli. Ecco, questo è un giocatore online, dovrebbe essere. Credo di sì, anche questo che si muove. È un po' buggato, c'ha i bracci dentro il corpo, vabbè. Penso che sia normale, questo deve essere il fatto della connessione, eh. Qui, che cos'è? Interazione Helios, questo forse viene dell'astronave, non lo so. Ah, ti consegno i dati, quindi qui penso che sia una missione o qualcosa del genere. Vabbè,
vabbè, parlo un attimo con tutti e questo è per farvi vedere un po' come funziona il nuovo aggiornamento, come facciamo a trovare la nuova area spaziale e tutto il resto. Scambio materia di sfera di Gretimbo. Trasmetto dati. Ok, mi ha dato i naniti, ma non me ne frutti niente, quindi guardiamo un po' questo cosa vuole. Questo ancora niente, non ci parla con noi. Qui ci sarà la personalizzazione, come ho già fatto vedere, mi sembra, non lo so. Te l'ho fatto vedere, comunque penso di sì. Sì, comunque dovrebbe essere la solita, quindi non cambia niente perché non ho sbloccato nulla. Con questi ci posso parlare? Sì, ma non dovrebbero essere niente di che. Questo è un giocatore online. Ok, andiamo un po' qua giù. Questo cosa vende? Chiedo dell'anomalia. Ok, potenziamenti, qualche cosa di strano allora qui. Niente. Allora, a parte che il volume deve essere super alto, credo. Quindi abbasso, la musica. La musica metto così, perché sennò arrivo al niente. Poi scrivetemi un commento da parte del video, lo guarderò anch'io, quindi di sicuro sarà il volume alto. Allora, speriamo che sia andato bene, se non mi tocca cancellare il video. E niente, questa è l'anomalia spaziale, sicuro ci saranno altri personaggi qui all'interno, c'è da fare un po' di giri. Ecco, qui forse ci vendono qualcosa. Ricerca potenziamenti. Motore a fusione. Forse perché non ho il progetto. Non lo so, allora guardiamo, forse mi ha sbloccato quell'altri comprando questo. Sì, mi ha sbloccato quest'altri. Ma non sembrano niente di che. Meglio sono, mi sembra, S. Qui c'è delle armi, vediamo un po' se ci sono le armi meglio del mio. Hanno cambiato anche un po' l'aspetto degli alieni. Si va un po' diversi. Questo guardiamo un po' la differenza. No, non lo fa vedere. Boh. Comunque questa era l'anomalia spaziale. Vi ho fatto vedere anche un po' di modalità creativa, così, tanto per farvi vedere. Potenziamenti astronave. Vabbè. E quindi vi ho fatto vedere come si faceva tutte queste cose. Quindi questo è un portale, guardiamo un po'. Terminale interstellare. Boh. Questo cos'è? Se faccio così. Download piani in corso. Forse sono. Non ho idea. Sono basi spaziali di altri giocatori? Non lo so. Questo è tutto da vedere. Me lo scrivete voi in un commento se lo sapete o meno. Quindi niente, questo era il ritorno di Okuto. Anche se volevo rientrare con un nuovo gioco il 20 agosto, quindi ci rivediamo direttamente il 20 agosto con Remnant from the Ashes. In pratica Remnant from the Ashes che cos'è? Dovrebbe essere tipo un Souls-like che spara tutto in terza persona, dove ci sono boss, tantissimi nemici, mappe che vengono caricate casualmente, quindi ogni volta che noi rientriamo
in una partita o anche in una stessa mappa cambia tutto l'ambiente circostante, i nemici, il crafting, perché c'è anche il crafting, possiamo potenziare le armi, trovare armi, armature, potenziare le abilità, abbiamo tre classi, deve essere un bel gioco, possiamo giocare sia in single player che sia online con un massimo di tre amici o penso anche persone che non conosciamo, questo è da vedere. E quindi fatemi sapere con un commento se il video vi è stato d'aiuto, vi ha fatto piacere il ritorno di Hokuto, anche se magari ora non mi cagherà nessuno perché dopo un mese che non rientro non guarderà nessuno questo video. Comunque fatemi sapere in un commento per chi lo guarda, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e ci sentiamo alla prossima. Dai!